sapete bene, non ci separeranno, abbiamo detto ormai tante volte. Le sbarre, le prigioni, i fili spinati non separeranno i nostri fratelli da Cristo. Non li separeranno però neppure dal resto del corpo di Cristo, cioè da noi. E lo dimostrano con la loro vita. Io conosco molti di voi, ci vediamo spesso, no? Alcuni di voi li abbiamo visti l'anno scorso. Quando ci si trova dopo tanto tempo, la prima cosa che si fa è chiedere: come va? Come stai? La seconda domanda è: e i tuoi? Quando diciamo i tuoi in ambito cristiano, intendiamo la nostra famiglia spirituale che arriva fino all'estremità della terra. Premesso che noi stiamo bene, visto che siamo qua, vi parleremo oggi del resto della famiglia. Quindi parleremo dei nostri fratelli. Purtroppo per motivi di tempo non possiamo essere esaustivi, non possiamo parlare di tutti i fratelli, non possiamo parlare di tutte le nazioni dove la Chiesa è perseguitata. Andremo un po' a salti, parleremo di alcune di queste nazioni. Ma prima di tutto vogliamo citare alcuni dati per darvi un po' un'idea di quello che Porte Aperte ha fatto l'anno scorso, con quello che tu e molti altri fratelli avete donato, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo solo grazie a voi. Distribuzione dei libri. Nel 2010 abbiamo consegnato 3,4 milioni tra Bibbie, Vangeli e libri di studio cristiano. In Cina, in vari paesi dell'Africa, in Asia, in Medio Oriente, fino alla Corea del Nord, come avete sentito, e poi Paul Estabrook ci parlerà più approfonditamente di questo. Come sapete, la distribuzione della Bibbia è un po' quello con cui è iniziato l'attività di Porte Aperte 55 anni fa, e quindi questo rimane nel nostro DNA come una parte fondamentale. Però questa parte si è evoluta nel tempo, avete visto, poi sentirete che le attività sono molte altre, ma comunque questa rimane proprio il DNA di Porte Aperte, di Open Doors International. E negli ultimi tempi si è voluto anche seguire un po' quello che è l'andamento, lo sviluppo dell'economia e anche di alcune rivoluzioni come internet e le rivoluzioni informatiche. Perché? Perché ci si è resi conto che internet può essere, soprattutto in paesi dove la Bibbia non è permessa, dove il Vangelo non si può trovare, internet può essere una risorsa molto molto utile. Quindi Porte Aperte ha investito tempo, risorse per creare siti, blog, forum, account su social network o cose di questo genere che parlassero di Cristo e del Vangelo, naturalmente nelle lingue locali. E questo è stato molto impattante perché le nuove generazioni in Medio Oriente e in Asia centrale utilizzano moltissimo queste tecnologie per cercare delle risposte su Dio, dato che nel loro paese è molto più difficile trovarle. Tra questo si è anche naturalmente investito in programmi radio e in programmi in canali satellitari, perché in molti di questi paesi si possono notare moltissime parabole in cima ai tetti delle case, e quindi ci si è resi conto che anche questo è un ottimo metodo per raggiungere soprattutto le nuove generazioni. Pensate che 159.500 fratelli hanno potuto beneficiare nel 2010 di vari tipi di corsi biblici, seminari, formazioni in molte nazioni. Un'opera essenziale per rendere solida e resistente la Chiesa nel mondo. Abbiamo qui Paul Estabrook, pensate che proprio lui ha ideato un corso che si chiama Resistere nella tempesta. È un seminario molto importante per affrontare le difficoltà della Chiesa. Attraverso lezioni imparate dalla Chiesa perseguitata ancora, oltre Cortina, ma ai tempi in cui c'era la Chiesa perseguitata in tutta l'Europa dell'Est, attraverso quelle lezioni che abbiamo imparato sono state applicate per insegnare alla Chiesa che oggi sta soffrendo come resistere alle persecuzioni. Sviluppo socio-economico è un altro delle aree in cui Porte Aperte opera. 143.500 credenti circa sono stati raggiunti da questi progetti di sviluppo socio-economico. Ma poi che cosa si tratta? Si tratta di sostegno anche materiale, sostegno economico a pastori, sostegno a credenti che avviano delle attività imprenditoriali in zone dove sono particolarmente discriminati e quindi magari discriminati dalla società, discriminati nell'accesso
all'istruzione, per esempio, perciò è molto più difficile avviare un'attività economica. Ecco che Porte Aperte in qualche modo interviene per rendere queste famiglie, per rendere magari anche villaggi di cristiani indipendenti, dare loro la possibilità di sostenersi. In questo anche altre attività, tipo aiuti alle famiglie, alle vedove, agli orfani, la creazione di pozzi d'acqua in zone particolarmente aride, che è una cosa davvero molto importante, l'avvio di varie tipologie di coltivazioni, di allevamento di bestiame, piccole e grandi attività di questo genere. Vi porto solo un esempio. L'anno scorso io, Lino, Giuseppe siamo stati in Iraq e in questo viaggio abbiamo visitato un villaggio armeno. Durante il periodo di Saddam gli armeni sono stati perseguitati, quindi parte sono stati uccisi e una parte è scappata in altre zone più sicure. Quando poi Saddam è stato abbattuto, è caduto, hanno cercato di ritornare alcuni di loro, alcune famiglie, sono tornate nel posto da dove erano venute. Hanno trovato il villaggio, quel villaggio che noi abbiamo visitato, raso completamente al suolo. C'era solo una vecchia scuola su cui bivaccavano, su cui cercavano riparo, cercavano in qualche modo di sopravvivere. Porte Aperte, assieme anche a delle autorità locali, ci si è resi conto di questa situazione. Visitando queste zone un po' sperdute si è trovato questo gruppo di famiglie che vivevano dentro questa scuola semi-abbandonata e diroccata. È incredibile che cosa c'è oggi, alla fine di questa storia, nel senso che grazie anche alle autorità irachene e all'impegno di Porte Aperte e di altre organizzazioni, oggi c'è un villaggio che vive in maniera autonoma e sono delle case che sono state ricostruite, la scuola è stata ricostruita grazie a degli aiuti che abbiamo trovato in varie parti del mondo. Pensate che un missionario è partito con dei tir dall'Olanda fino all'Iraq per portare il mobilio per la scuola, cose, dettagli di questo genere hanno ricreato questo villaggio e Porte Aperte ha aiutato questo gruppo di famiglie armene a trovare anche avviare delle attività diciamo imprenditoriali in modo che potessero sostenersi. E poi ci sono interventi di soccorso umanitario. Ci impegniamo molto anche nell'ambito della fornitura di medicine e di supporto medico. E poi approvvigionamenti di generi di prima necessità. E poi cooperazioni con agenzie, associazioni missionarie e chiese locali. Per lo stoccaggio e lo smistamento degli aiuti alimentari, dei soccorsi. Pensate che l'anno scorso in Pakistan, abbiamo tutti, c'è stata una tremenda alluvione. Un quinto del territorio nazionale è stato sommerso dall'acqua, è stato in qualche modo toccato da questa inondazione. E sapete che in questa occasione la macchina del mondiale degli aiuti si è mossa con una incredibile celerità. Però c'è stato un problema, perché i cristiani venivano discriminati nella distribuzione degli aiuti alimentari. Ce l'hanno fatto sapere, noi siamo intervenuti, abbiamo fatto richiesta. Da tutto il mondo ci sono arrivate delle ottime risposte e tramite queste abbiamo potuto aiutare 15.000 persone, 15.000 cristiani che altrimenti non avrebbero ricevuto aiuto. La nostra WWList, la World Watch List, è una lista che conoscete bene perché ricevete attraverso la nostra rivista, è una lista dei paesi dove esiste la persecuzione, una specie di triste classifica, e questa classifica viene fatta sulla base di enorme quantità di dati che vengono raccolti nei vari paesi dove esiste la discriminazione e la persecuzione nei confronti dei cristiani. Ecco che questa World Watch List negli anni, questo progetto, ha richiesto sempre più anche investimenti di tempo e di risorse di persone per realizzarla in maniera sempre più affidabile, sempre più veritiera, ed oggi veramente siamo particolarmente orgogliosi di questo perché è diventata una fonte attendibile, un punto di riferimento per le testate giornalistiche nazionali, internazionali, il The Wall Street Journal, Der Spiegel, molti giornali la citano, persino governi e politici nazionali in vari paesi, anche nel nostro, nella Camera dei Deputati, è stata utilizzata per spiegare un po' quello che avviene nei paesi dove esiste la persecuzione. E non solo, ci è utile anche per dare un'immagine della situazione nel mondo e anche per dare un'immagine di dove interviene la nostra missione. È solo uno schema molto riassuntivo delle aree di azione. Come vedete trovate aree, regioni, ma anche specifici stati. Come dicevamo prima, non abbiamo il tempo di parlarvi di tutte queste nazioni dove la Chiesa è perseguitata. Comunque vogliamo
come abbiamo detto, fare qualche salto, andare a trovare alcune di queste nazioni, parlarvi di alcune di queste situazioni, di alcuni di questi casi. E cominciamo proprio il nostro viaggio dall'Egitto. Lo faremo in modo un po' particolare, come l'abbiamo fatto l'anno scorso, e lo faremo raccontandovi dei dati, delle statistiche, cose che succedono, e raccontandovi delle storie. Il mio compito sarà quello di raccontarvi delle testimonianze. Traditore, lurido bastardo, ti ho dato la vita e tu come mi ripaghi? Portatelo via, sotterratelo in un buco, gridava a squarciagola la madre di Mustafa, mentre la polizia egiziana lo caricava in una camionetta senza contrassegni. Infedele, tu sia dannato per sempre, traditore. Continuava a inveire senza sosta nei confronti di suo figlio, affinché tutti i vicini sapessero e vedessero lo sdegno che provava per quel figlio, sangue del suo sangue, cresciuto come un buon musulmano e divenuto inspiegabilmente un infedele, un seguace di Isa, Gesù. Un cristiano in famiglia era un insulto troppo grande per lei, sembrava non darsi pace, tanto che quell'indignazione la provava persino nei confronti della figlia, o meglio della moglie di suo figlio, e del piccolo Amir. Questi ultimi, Amir, il piccolo Amir, e la moglie di Mustafa, piangevano sommessamente, dominati da una disperazione composta, dignitosa, mentre osservavano impotenti Mustafa che veniva costretto e caricato in questa camionetta. Il piccolo Amir non capiva perché la nonna fosse impazzita in quel modo e gridasse quelle cose al papà. Guardava la mamma piangere, la nonna gridare, quei poliziotti dal viso duro che strattonavano il papà ammanettato come un ladro e i vicini di casa che una volta erano amici, due ore prima erano degli amici, che lo insultavano gridandogli infedele e traditore. Amir non capiva perché stavano portando via il suo papà, perché la nonna e i vicini gridavano quelle brutte parole e soprattutto perché papà non reagiva, lui che era il papà più forte e migliore del mondo. Siamo nell'Alto Egitto, la parte dell'entroterra egiziana. Non è come il Cairo e non è come il Mar Rosso. È un altro Egitto, quello che si conosce meno, dove l'Islam sociale è molto più radicale, soprattutto in certe zone. Per 3 mesi Mustafa rimase in carcere e per 3 mesi dunque Amir non vide più il suo papà. Quando venne rilasciato, Mustafa tornò a casa dimagrito, profondamente invecchiato, molto silenzioso e oppresso. Di ciò che accadde in quei lunghissimi 3 mesi Mustafa non parlò con nessuno, nemmeno con sua moglie. Ma poi, dopo alcuni giorni dal suo rilascio, durante una notte, disse queste parole a sua moglie: credono di avermi piegato, credono che io non segua più il mio Salvatore Gesù e che lo abbia rinnegato, sono degli illusi, amo ancora di più il mio Signore e sono certo che questa famiglia debba vivere da cristiana. Da oggi in questo villaggio dobbiamo stare molto più attenti, da oggi in questo villaggio siamo dei credenti nascosti. L'Egitto è una nazione islamica con la presenza maggiore di cristiani, per lo più copti. L'anno scorso, il periodo preso in esame per la compilazione della nostra Google List, è salito di una posizione, precisamente dalla 20ª alla 19ª. Questo significa che le condizioni dei cristiani in Egitto sono peggiorate. Nel 2010 una serie di voci false ha esacerbato le tensioni fra musulmani e cristiani. A novembre centinaia di musulmani hanno devastato un villaggio cristiano, incendiando case e negozi e ferendo 5 persone. La notte di Capodanno del 2010, pochi minuti dopo mezzanotte, una chiesa è stata il bersaglio di un attacco terroristico. 21 credenti sono stati uccisi e 8 feriti. Dopo la caduta di Mubarak si sono verificati numerosi attacchi contro monasteri, chiese e singoli credenti, sia da parte dell'esercito che da parte di folle manipolate da qualche imam. I primi di marzo 2011 2 persone sono morte e una chiesa è stata data alle fiamme da una folla di musulmani in un sobborgo del Cairo. Pochi giorni dopo decine di musulmani hanno attaccato i cristiani che protestavano per gli atti di violenza subiti nei giorni precedenti a Mogadiscio, provocando la morte di almeno 13 cristiani e il ferimento di 140. Questi sono solo alcuni dei soprusi contro i cristiani che in questo paese sono quotidianamente discriminati.
e le chiese strettamente controllate. I cristiani ex musulmani sono socialmente e culturalmente rigettati. Per un musulmano egiziano convertirsi al cristianesimo può voler dire affrontare un cammino di vessazioni e di rifiuto da parte dei familiari, dei parenti, dei conoscenti. Tuttavia, grazie alle TV satellitari e ai siti cristiani in arabo, sempre più egiziani hanno accesso all'Evangelo. Mustafa è stato soccorso e sostenuto da una fitta rete di contatti, di porte aperte, grazie alla quale ha ricevuto un aiuto per superare i traumi della detenzione e una formazione biblica approfondita, alla quale lui ha risposto subito distribuendola ad altri, soprattutto a ex musulmani. E non solo, la sua sfida più grande è stata quella di spiegare al piccolo Amir perché loro fossero una famiglia così diversa e perché succedevano certe cose, e soprattutto di spiegare a lui che la loro natura di cristiani doveva essere tenuta nascosta, a meno che, fino a quando meglio, non fosse diventato un po' più grande. Nel frattempo, nel cuore del piccolo Amir crescevano gli effetti di un trauma molto profondo, accentuato dal fatto di dover vivere questa doppia vita. A casa e con alcune persone poteva essere cristiano, mentre a scuola e quando giocava con i bambini del vicinato doveva essere un normale musulmano. Crescendo, Amir è diventato un bambino intelligente e dotato, apprezzato dai compagni di scuola, ma con un problema che iniziava a destare un po' l'attenzione e le preoccupazioni dei genitori. Durante la notte aveva costantemente degli incubi e bagnava a letto, ma non solo questo. Di fronte a piccole fonti di stress reagiva in maniera isterica, o piangeva istericamente o comunque dava in escandescenze. Inizialmente i genitori, di fronte a queste reazioni, hanno cercato di disciplinarlo, perché il bambino gridava, perché il bambino dava pugni, eccetera. Poi si sono resi conto che invece sotto c'era probabilmente qualcosa di più profondo, uno stress, una paura, un trauma. Fu consigliato a Mustafa di portare il bambino da un consulente cristiano, una persona preparata anche ad affrontare dei traumi infantili. Dopo molti giorni di terapia, il consulente giunse a questa conclusione. Amir aveva subito un trauma profondo in età molto precoce. Nei suoi racconti e nei suoi disegni, il piccolo aveva delineato alla perfezione lo shock di vedere il papà portato via dalla polizia nel cuore della notte. E quindi lui aveva maturato questa idea, questa paura recondita, che all'improvviso di notte potessero arrivare questi poliziotti e rapire di nuovo il papà e portare via di nuovo il papà e magari anche la mamma e lui. Tutto questo era stato aggravato dalla doppia vita che era stato costretto a vivere per il fatto di essere cristiano in un villaggio a maggioranza musulmana. Dopo una lunga e amorevole terapia, Amir ha sconfitto definitivamente questa paura, ma è stato costretto sin da subito ad affrontarne una nuova. Infatti, presto nel villaggio si è sparsa la voce che loro fossero cristiani, quando iniziano a non vederti per troppo tempo in moschea o cose di questo genere, o quando iniziano a vedere certe attitudini che hai, perché io personalmente sono convinto che comunque sia veramente difficile nascondere la nostra nuova natura, la nostra nuova nascita. Quindi quando sono stati scoperti è iniziato i problemi, ulteriori problemi per il piccolo Amir. Hanno iniziato a non voler più giocare con lui, a gridargli cose spiacevoli, fenomeni di bullismo a scuola, lo picchiavano perché era un traditore, perché era un infedele, eccetera. Ovviamente i bambini erano imbeccati dai genitori, lo facevano perché imbeccati dai genitori. La coraggiosa scelta di fede dei genitori di Amir si ripercuote nella vita di Amir con estrema intensità. Essere rigettati, derisi, umiliati per un bambino è una fonte continua di stress e paura. Oggi Amir ha 11 anni e al momento l'unica soluzione che i genitori hanno trovato è quella di iscriverlo a un club dove può partecipare a svariate attività recreative lontano dai bambini del vicinato, oltre a partecipare a campeggi cristiani fuori città, a uscite della scuola domenicale e altre escursioni in chiese vicine dove i bambini partecipanti comunque non sanno magari che lui è un cristiano. Nel mezzo di questa persecuzione spesso i bambini come piccolo Amir pagano un prezzo molto alto per le scelte dei loro genitori. È nostra intenzione dedicarci soprattutto a questi bambini e nel 2011 abbiamo lanciato un'azione proprio in favore di questi bambini e ne avrete notizia presto nei nostri prossimi giornali.
Gli scioperi e le manifestazioni in Egitto non sono certo finiti. I problemi economici di stabilità permangono in questa fase di transizione. La tensione è dunque molto alta e l'odio nei confronti dei cristiani da parte di una fetta della società musulmana è tangibile. Sebbene durante le manifestazioni di piazza qualche volta si siano visti musulmani e cristiani marciare insieme, non sempre vanno d'accordo. Cosa riserverà il futuro ai fratelli in Egitto? Per ora è impossibile rispondere a questa domanda, ma il rischio che il fondamentalismo islamico prenda il potere è uno degli scenari possibili. Rimanendo in Africa, ora ci spostiamo in Eritrea, nel difficile e tribolato Corno d'Africa. In Eritrea il livello di persecuzione è sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Questo paese si trova al 12° posto della nostra Google List ed è famoso per i terribili carceri militari denunciati da molte organizzazioni umanitarie, come da Porte Aperte. Nell'ultima decade il governo eritreo di Afwerki ha avviato una serie di provvedimenti volti a criminalizzare e perseguitare tutte le comunità familiari evangeliche, quelle cioè che non aderiscono alle quattro religioni permesse ufficialmente. Sapete che sono la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa Luterana e l'Islam. Tutte le altre sono fuori legge. Purtroppo nel 2010 gli arresti dei cristiani sono continuati. Oltre 2.000 cristiani sono attualmente in carcere. È molto difficile fare un numero preciso. Purtroppo, come sapete, il governo controlla ogni fonte di informazione, censura ogni mezzo di comunicazione. Il dramma che si aggiunge a questi arresti è indiscriminato, che vi ricordiamo colpiscono anche gli oppositori politici e quello dei familiari, poi, che non sanno mai che cosa succede nelle prigioni, spesso non ricevono più notizie dei familiari, non sanno dove sono i loro cari e non vengono a saperlo per settimane, addirittura per mesi. Non sono mai stata così sporca. Non ho mai indossato vestiti così sudici. Ad ogni movimento che faccio sento l'odore acido del mio sudore, mescolato al fetore di piedi e al pungente olezzo di urina ed escrementi che pervadono questa scatola di metallo arrugginito. Mi vergogno profondamente. Vorrei rimanere in quest'angolo oscuro per sempre, vorrei addormentarmi qui e non risvegliarmi mai più, perché il solo pensiero di dover uscire alla luce del giorno e mettermi in fila con gli altri per marciare verso quell'orrido campo gabinetto mi nausea. Quale strazio dover fare i miei bisogni alla luce del sole in quell'urido campo, gomito a gomito con le altre donne, con le guardie che ti fissano, ti deridono, ti insultano. Dov'è finita la nostra umanità? Può una nazione intera perdere il senno al punto da condannare il proprio popolo all'autodistruzione? Da quanto sono rinchiusa in questo container? Quanti giorni, quante settimane sono passate da quando ho visto mio padre per l'ultima volta? La notte è lunga, non riesco a dormire, la testa mi duole e questi brividi insistenti mi scuotono anche di giorno, quando tutti, io compresa, sudano copiosamente. In questi ultimi giorni, forti spasmi incontrollabili mi fanno letteralmente stramazzare al suolo e mentre mi contorco dal dolore ai fianchi e alle tempie, le altre detenute mi guardano, spaventate, tenendosi a debita distanza. I loro sguardi, ricolmi di puro terrore, mi si conficcano nella mente. E quando poi mi riprendo, non riesco a dimenticarli. Alcune donne qui dentro sussurrano che presto morirò. Credono che non le senta, mentre sono in preda a quei terribili attacchi, ma in realtà sono cosciente, pienamente vigile. Le vedo fare gli scongiuri, le vedo fare il segno della croce, le vedo dirsi parole, dire questa volta non ce la farà, sta morendo, stiamoli lontano. Alcune di loro, le più intraprendenti, parlano con le guardie e chiedono alle guardie che io venga trasferita in una baracca ambulatorio o in un container da sola. Credo sia una buona idea. Buttatemi in un'altra scatola di ruggine da sola. Lasciatemi soffrire in pace. Lasciatemi morire in pace. Abbiamo notizie di altri arresti, naturalmente sono solo una parte di ciò che davvero avviene in questa nazione, in cui gli evangelici non sembrano avere diritti. 41 arresti il 30 dicembre scorso, 27 arrestati il 1 gennaio, 35 arrestati il 9 gennaio. Finora abbiamo avuto notizie di 17 credenti deceduti in seguito alla loro carcerazione.
Da quando nel 2002 le chiese evangeliche sono state chiuse, i rifugiati eritrei in Sudan e in Etiopia vivono nel terrore di essere rimpatriati, dove li attende un'accusa per tradimento e il durissimo regime carcerario. Il trattamento brutale che riservano ai prigionieri non ve lo anticipo, perché ve ne pagherà presto Helen nel suo intervento. Lei lo ha sperimentato sulla sua pelle. È una delle poche persone incarcerate che è riuscita a lasciare questa nazione. La sua storia, vi assicuro, è davvero sconvolgente. Offesa, arrestata, torturata per la tua e la mia stessa fede. Quale orrendo peccato ho commesso per meritarmi tutto questo? A volte me lo chiedo, altre volte lo chiedo direttamente a Dio. Padre, quale orribile peccato ho commesso perché mi fosse tolta la libertà e la dignità di vivere? I momenti in cui riesco a parlare con Lui e a piangere davanti a Lui sono i migliori. In quei momenti non sento dolore, ma mentirei se dicessi che lo faccio spesso. Non ci riesco sempre, e non ci riesco perché nel bel mezzo di tutto questo dolore non capisco. Mi chiamo Sebe Hagos Mebrato. Sono una donna eritrea di 27 anni, ho capelli neri e lunghi, occhi color ambra. Sono stata incarcerata nel campo militare di Sawa, Eritrea, il 1 gennaio del 2011. Quella sera hanno fatto irruzione in casa mia alcuni agenti della polizia segreta eritrea. Ero sola, sul mio letto, in bella vista, una Bibbia aperta e un quaderno fitto di appunti. Per le autorità, quelli erano il corpo del reato. Il mio crimine? Professarmi apertamente seguace di Cristo e aver regalato dei Vangeli. Sono stata interrogata da più persone. Mi hanno picchiata, bastonata e definita una traditrice della mia nazione poiché sono posta a firmare un documento secondo il quale dichiaravo di rinnegare la mia fede in Cristo. Non ho avuto accesso a nessun avvocato e non sono ancora stata in un tribunale. Dal letto di casa mia, nella stessa notte, mi sono ritrovata svenuta, piena di lividi, sul freddo pavimento di un container, stipata assieme ad altre 15 detenute, per lo più prostitute o ladre. Da quella sera del 1 gennaio 2011 non ho più visto la mia famiglia. Da quella sera del 1 gennaio 2011 non ho più assaporato la libertà. Mi chiamo Sebe Hagos Mebrato. Sono malata e attendo con ansia che il Signore mi chiami. Mebrato è morta apparentemente per aver contratto la malaria in prigione e per non aver ricevuto le cure adeguate. Sono in molte le donne eritree cristiane rinchiuse nei container delle terribili prigioni di questo paese, e come lei alcune non ce la fanno. Helen Berane, come vi dicevo, per 2 anni e mezzo ha sperimentato l'inumana punizione di queste prigioni. È stata sbattuta in un container metallico, ha subito la tortura e la tentazione di quel foglio di carta da firmare con cui riguadagnare la libertà rinnegando la propria fede in Cristo. Helen, come Mebrato, non ha rinnegato Cristo e oggi sono entrambe libere. Helen è qui, Mebrato è con il Signore. Il triste primato di questo paese, dove si perseguitano di più i cristiani, ancora una volta spetta la Corea del Nord, una nazione piegata dalla subdola manipolazione di una leadership folle che obbliga un popolo intero a vivere isolato dal mondo, indottrinato sin dai neonati, l'abbiamo sentito anche ieri, ogni componente della società su una filosofia di stampo stalinista totalmente anacronistica, fuori dal tempo, impraticabile e fallimentare. Questo paese oggi è conosciuto per la follia del suo leader, Kim Jong-il, per i preoccupanti programmi nucleari e per le minacce al mondo occidentale, per la totale dipendenza dalla madre Cina, per la carestia che da tempo devasta la popolazione, per i campi di lavoro forzato, veri e propri campi di concentramento, dove spariscono famiglie intere di cristiani e di oppositori politici, e per le drammatiche storie di chi cerca di fuggire di là, rischiando tutto, proprio come Bill Su, protagonista del libro di Paul intitolato Al di là del fiume, che trovate sul tavolo di dietro. La vita per i nordcoreani è durissima, ve ne parleremo approfonditamente più avanti attraverso immagini e soprattutto attraverso gli interventi di Paul, profondo conoscitore di questa realtà. Ora ci preme solo condividere con voi una straordinaria testimonianza che ha fatto il giro del mondo di una giovanissima nordcoreana. Testimonianza resa l'anno scorso durante il 3° congresso internazionale di Losanna a Città del Capo, Sudafrica.
My name is Kyungju Sun. I was born in Pyongyang, the capital of North Korea. I came to South Korea in 2009. I am 18 years old, and I am currently in my second year of high school. I was the only child of a very wealthy family. My father was an assistant of Kim Jong-il, who is the leader of North Korea. When I was only 6 years old, my family was politically persecuted by the North Korean government. So we escaped to China. That was in 1998. After we settled in China, one of our relatives led my family to church. There, my parents came to know the amazing grace and love of God. Then only a few months later, my mother, who was pregnant with her second child, passed away from leukemia. Yet in the midst of this family tragedy, my father started a Bible study with missionaries from South Korea and America. It was his strong desire to become a missionary to North Korea. But suddenly in 2001, he was reported and arrested by the Chinese police and was sent back to North Korea, where he was sentenced to prison. He was forced to leave me behind, but the 3 years he served in prison only made my father's faith stronger. He cried out to God more desperately rather than to complain or blame him. When he was released from prison, he returned to China. We were reunited briefly. It was then that he started to gather Bibles. Not long after, he decided to return to North Korea to share Christ's message of life and hope among the hopeless people of his homeland. He chose not to go to South Korea, where he could have enjoyed religious freedom. Instead, he chose to return to North Korea to share the love of God in a dangerous land. It breaks my heart to tell you that in 2006, his work was discovered by the North Korean government and he was again imprisoned. I have heard no word from my father nor about him ever since. In all probability, he has been shot to death in public on charges of treason and espionage, as is so often the case for persecuted Christians in North Korea. When my father was arrested the first time in 2001 and was forced to leave me and return to North Korea, I was not yet a Christian. That's when I was adopted by a young Chinese pastor's family. They showed me great love and care. Through them, God protected me. But the pastor and his wife had to go to America in 2007. Shortly after that, I was given the opportunity to go to South Korea. It was while I was still in China, staying at the Korean consulate in Beijing, waiting to come to South Korea. Late one night, I saw Jesus in a dream. He had tears in his eyes. He walked towards me and said, "Kyungju, how much longer are you going to keep me waiting? Walk with me. Yes, you lost your earthly father, but I am your heavenly father, and whatever has happened to you was because I love you." After I woke up from the dream, I kneeled and prayed to God for the first time. That night, I realized that God, my Father, loves and cares about me so very much that He sent His Son Jesus to die for me. I prayed, "God, here I am. I just lay down everything and give you my heart, my soul, my mind, and my strength. Please use me as you will." Now, God has placed deep in my heart a great love for North Korea.
just as my father was used there for God's kingdom. I now desire to be obedient to God. I want to bring the love of Jesus to North Korea. I look back over my short life and I see God's hand everywhere. 6 years in North Korea, 11 years in China, and the time of being here in South Korea. Everything I suffered, all the sadness and grief, everything that I experienced and learned, I was to give it all to God and use my life for His kingdom. I hope to honor my Father and to bring glory to my Heavenly Father by serving God with my whole heart. Currently, I am working hard to get into university to study political science and diplomacy. Then, I want to work for the rights of the people of North Korea whose rights have been taken away. I believe God's heart cries out for the lost people of North Korea. I humbly ask you, my brothers and sisters here in this place, to have the same heart of God. Please pray that the same light of God's grace and mercy that reaches my father and my mother and know me will one day soon dawn upon the people of North Korea, my people. Thank you. Credo non ci siano parole da aggiungere a quello che avete sentito. Passiamo ora ad esaminare le condizioni di alcuni paesi del Medio Oriente. Molti musulmani hanno trovato Cristo per mezzo di internet, attraverso i nostri siti nelle lingue locali o attraverso i nostri programmi radio e TV satellitari. Come facciamo a saperlo? Grazie a messaggi, telefonate, mail e lettere che giungono per l'appunto ai siti, alle stazioni radio e TV che finanziamo. Facciamo un salto in Arabia Saudita, un paese radicalmente chiuso al Vangelo che occupa il quarto posto nella WW list, dopo la Corea del Nord, l'Iran e l'Afghanistan. Il Regno Saudita è una monarchia assoluta. Il sistema giuridico su cui si regge non poggia su una Costituzione come la intendiamo noi in Occidente, ma direttamente sulla Sharia, la legge islamica. Quindi un'intolleranza di fondo nei confronti di qualsiasi altra religione. E credo pervade addirittura il sistema legislativo saudita. Non vi è dunque libertà di culto. I cristiani stranieri hanno sulla carta il diritto di praticare la loro fede, in privato, naturalmente, ma in alcuni casi sono oggetto di irruzione nelle abitazioni private da parte della famosa polizia religiosa, la Mutawa. Tutti i servizi religiosi non musulmani pubblici sono assolutamente vietati. E la conversione dei sauditi al cristianesimo è considerata apostasia, quindi condannata con la pena di morte. I cristiani sauditi ex musulmani hanno dunque paura di manifestare apertamente la loro fede, persino fra i propri familiari, perché spesso sono proprio i familiari a denunciarli, perseguitarli o rigettarli. Infatti, anche le notizie sono poche a causa della censura. L'attualità ci dice che i cristiani di origine musulmana di questo paese possono essere assassinati dai loro familiari se la loro fede viene scoperta. Di fronte ai tumulti che stanno scuotendo il Nord Africa e il Medio Oriente, l'Arabia Saudita, secondo molti osservatori internazionali, non sta a guardare, anzi muove le proprie pedine, facendo valere il peso economico che essa effettivamente ha per dirigere, sedare e controllare per quanto possibile l'onda rivoluzionaria che sta colpendo questa fetta di mondo. In Arabia Saudita non esistono cristiani ex musulmani, questo perlomeno per il governo saudita. Adesso ci prendiamo un attimino per leggervi quanto falso è questa cosa che dicono. Vi leggo la testimonianza di una ragazza saudita che è pervenuta a uno di questi siti internet che finanziamo, e alla sua testimonianza molti altri post, molte altre risposte sono giunte, e
le risposte avevano più o meno tutto questo tenore: benvenuta nella famiglia dei credenti sauditi. Sono una ragazza di 25 anni e vivo in Arabia Saudita. Sono cresciuta in una tipica famiglia musulmana che pratica con dedizione i precetti dell'Islam. Ho iniziato a pregare all'età di 13 anni, ma poi ho smesso. Mio padre mi picchiava per insegnarmi a pregare perché mi diceva sempre: il messaggero di Allah, pace sia su di lui, disse: ordina ai tuoi figli di pregare quando hanno 7 anni e picchiali se non lo fanno quando hanno 10 anni. Ma quei modi così violenti con me non portarono risultati positivi. Non mi preoccupavo per la mia vita priva di preghiere. Ero considerata la stregua di un infedele destinata all'inferno. Passarono giorni, mesi e anni senza che io pregassi Allah. Desideravo con tutto il mio cuore piacermi, ma c'erano dei motivi precisi che mi impedivano di farlo. Per prima cosa c'era l'inadeguatezza delle abluzioni rituali, così come il numero di inchini e tutta la ritualità ad essi connessa, che mi spingeva sempre a chiedermi: ma la mia preghiera alla fine è completa? Avevo dimenticato qualche inchino e altre cose simili che creavano in me ansia e paura. Da queste cose iniziò il mio tormento. Temevo cosa sarebbe potuto accadere dopo la mia morte, secondo la dottrina islamica. Ero sicura che sarei diventata pazza a causa di tutte queste ansie e paure recondite. Non c'erano garanzie di vita eterna. Poi, come estremo tentativo, cominciai a recitare le preghiere obbligatorie e le prescrizioni della sunna, aggiungendo anche delle lunghe preghiere notturne. Inevitabilmente, dopo un po', caddi in una profonda depressione e finii per convincermi che non vi era alcuna speranza per me. In quel periodo parlai molto con Dio, chiedendogli apertamente di aiutarmi. Dio sapeva che desideravo piacergli e che non potevo vivere senza di Lui. Ma non potevo, non ce la facevo a praticare tutte quelle complesse e vuote prescrizioni e ritualità religiose. Nel 2009 comprai un computer e un giorno trovai su YouTube un'intervista alla dottoressa Wifa Sultan. A quel tempo non la conoscevo e non sapevo che era una ex musulmana. Ero curiosa di conoscerla di più e così seguì queste sue interviste. Col tempo finì per capire che l'Islam non era la religione di Dio e senza esitazioni consegnai la mia vita nelle mani del Signore Gesù, perché Lui è il Signore dell'amore e della pace. Il Signore volse il suo sguardo benevolo verso di me e verso le mie debolezze e rispose alle mie preghiere guidandomi sul suo cammino. Riconobbi la sua voce, compresi che mi stava chiamando e risposi: ringrazio Dio che mi ha salvato. Ora ho un messaggio preciso dal profondo del mio cuore per i musulmani. Vi supplico, fratelli e sorelle musulmani, fate domande sul cristianesimo direttamente ai cristiani. Non cercate risposte su Cristo, su Gesù, sui siti islamici, perché non troverete la verità. Dio vi benedica. Oltre alla storia di questa giovane saudita, vi leggiamo solo alcune delle tantissime testimonianze che i nostri collaboratori raccolgono dai siti, dai blog, dai forum, dai social network cristiani, dedicati al mondo musulmano che finanziamo il mondo in Medio Oriente. Ahmed è saudita. Aveva molte domande riguardo alla Bibbia. Ci ha chiesto di discuterne insieme. Naturalmente abbiamo accettato. Abbiamo pregato affinché potesse giungere a credere pienamente in Gesù Cristo come suo personale salvatore. E dopo 52 lunghe ed estenuanti conversazioni ha aperto totalmente il suo cuore. Mohammed, invece, è un'altra saudita che vive alla Mecca e ha confessato la sua fede nel Signore Gesù Cristo dopo molte conversazioni in chat e continui incoraggiamenti e preghiere. Per timore di essere scoperto dalla sua famiglia, si è recato anche lo stesso comunque in pellegrinaggio alla Mecca e apparentemente ha eseguito la pratica rituale islamica con i giri intorno alla Kaaba, come facevano tutti i pellegrini intorno a lui. Ma nel suo cuore, mentre eseguiva quel rito, Mohammed pregava con intensità e trasporto il Signore Gesù, proprio lì, nel centro della Mecca, nel luogo e nel momento più importanti per la vita di un musulmano. Samia, una donna saudita, ha cominciato a farci domande in uno dei nostri siti e dopo qualche conversazione ed evidentemente una sua esperienza personale è diventata cristiana. Ora manteniamo con lei un contatto costante per incoraggiarla e sostenerla in questo suo cammino. Alia invece veniva dagli Emirati Arabi. Dai messaggi lasciati su di lui nel nostro sito da altre persone che lo conoscevano,
Sappiamo che era un ex musulmano convertito al cristianesimo. Quando però è stata scoperta la sua fede in Gesù, è stato brutalmente ucciso. Dal suo esempio e dalla sua battaglia personale si continua a parlare nel nostro forum. Rashad e Giordano. Dai contatti che abbiamo con lui sappiamo che sta subendo una vera e propria persecuzione da parte della sua famiglia a causa della sua nuova fede in Cristo. Vi chiediamo di pregare per lui. Ha bisogno di incoraggiamento e di pace per poter proseguire questo suo arduo cammino. Hassan è invece siriano. Vive una situazione molto complessa con la moglie, la quale si dice disgustata e oltraggiata dal fatto che Hassan abbia accettato Cristo come suo personale salvatore. Abbiamo avuto un dialogo molto profondo con lui. Abbiamo anche pregato per rafforzare la sua fede e chiesto a Dio che gli doni la saggezza necessaria per gestire il suo matrimonio. Di testimonianze come queste ne abbiamo moltissime, come avete sentito, da svariati paesi del Medio Oriente. Ancora una volta vogliamo ribadire che gli investimenti che Porte Aperte sta facendo in programmi radio e TV satellitari, così come in pagine web espressamente dedicate al mondo arabo, stanno dando frutti inaspettati. È evidente che le nuove generazioni, i giovani che rappresentano la maggioranza in questi paesi, utilizzano molto questi strumenti anche per cercare risposte spirituali. È importante per noi farci trovare pronti ad affrontare queste nuove sfide. Ora ci spostiamo in Asia, in un paese che l'anno scorso è stato martoriato sia dal terrorismo islamico di stampo talebano, sia da terribili eventi atmosferici, il Pakistan. In questo paese la libertà religiosa ha subito negli ultimi tempi una progressiva erosione. Anche se lo Stato non perseguita direttamente i cristiani, il sistema giudiziario e la Costituzione non garantiscono diritti, anche minimi, alle minoranze religiose. Negli anni Ottanta prese il potere il generale Zia-ul Haq, il quale spinse molto per l'islamizzazione del Pakistan e la conseguente inevitabile persecuzione dei cristiani. La Costituzione garantisce il diritto di professare, praticare e diffondere la propria religione, in teoria. In pratica, la Costituzione richiede che il Presidente e il Primo Ministro siano musulmani. I funzionari dello Stato, inclusi i parlamentari, devono giurare di difendere l'identità islamica del Paese. La libertà di parola è costituzionalmente soggetta a ragionevoli restrizioni imposte dalla legge nell'interesse della gloria dell'Islam. Uno dei grossi problemi per i cristiani in questa nazione è la famigerata legge sulla blasfemia. Questa legge è stata introdotta proprio negli anni Ottanta e fa parte del codice penale del paese. Prevede la condanna a morte per chi profana l'Islam e il suo profeta. L'ergastolo per chi profana o danneggia il Corano e 10 anni di prigione per chi insulta il profeta. Si è frequentemente abusato di questa legge, soprattutto per i vantaggi personali della maggioranza islamica. Sento freddo. Uno strano torpore mi avvolge completamente, ovattando l'universo intero. Non metto più a fuoco molto bene. Il mondo attorno a me si agita, ma non sento nulla. Vedo solo le bocche delle persone aprirsi e chiudersi istericamente. I loro occhi versare lacrime disperati, le loro mani strattonarmi per alzarmi, come in un bizzarro film muto. Vorrei dire loro qualcosa, spiegare loro che non sono arrabbiato, che non ce l'ho con nessuno, che sapevo come sarebbe andata a finire. Vorrei solo sapere però dove sta e come sta mio fratello. Mio fratello Rashid è un pastore di una piccola comunità, di cui anch'io faccio parte. Io mi chiamo Sahib, sono laureato. Essere cristiani a Faisalabad, città di quasi 3 milioni di abitanti in Pakistan, nella regione del Punjab, non è facile. Essere continuamente derisi, insultati, offesi, a volte attaccati fisicamente, ti costringe a vivere in un perenne stato di ansia. I nostri beni, le nostre proprietà, sono costantemente bersaglio di atti vandalici. Per carità, sono un cristiano e so che i miei tesori sono in cielo, ma vedersi sempre rubare o distruggere l'unico mezzo di trasporto utile, che sia l'auto o il motorino, con il quale peraltro vai al lavoro, in chiesa o a trovare altri fratelli, beh, è quantomeno un po' frustrante. Tornare a casa e trovare le finestre rotte per l'ennesima volta e il salotto sottosopra, sapendo che qualsiasi denuncia alla locale stazione di polizia è tempo assolutamente perso, non è una cosa facile da accettare. Siamo un aborto della società per loro, uno scherzo della natura. Ci odiano dal profondo e lo fanno sicuri di essere nel giusto.
lo fanno con la stessa foga e convinzione con cui scribi, sacerdoti e gente di ogni status accusarono Stefano di blasfemia, di aver bestemmiato contro Mosè e contro Dio, ricordate la storia, per poi lapidarlo brutalmente. In effetti la mia storia è simile a quella di Stefano. Anch'io sono stato accusato di blasfemia, così come mio fratello. A proposito, dov'è Rashid? Da questa prospettiva non vedo nulla. La vista si fa sempre più annebbiata. Il pavimento è viscido e gelido. Tutte queste persone che non conosco, che urlano e strepitano, eppure io non sento niente. Forse c'è un Saulo in mezzo a loro che osserva soddisfatto, ma che un giorno verrà folgorato nella sua via di Damasco. Fa freddo e sono stanco. Chiuderò gli occhi solo per un attimo, un istante soltanto. Quando una persona in Pakistan viene accusata di blasfemia, la sua vita è praticamente finita. Questa accusa certe volte equivale a una sentenza di morte, specialmente se l'accusato è un cristiano. Ci saranno sempre fanatici che daranno per scontato che gli accusati sono colpevoli, ritenendo giusto e doveroso passare vie di fatto. Riempiranno l'aula del tribunale, grideranno contro i giudici e le giurie, mettendoli sotto pressione perché emettano un verdetto di colpevolezza. Ma la sentenza finale non è poi così importante. Per i musulmani più radicali la sentenza è già definitiva, ossia la morte. Non ha importanza se l'accusato verrà incarcerato o rilasciato. I fanatici cercheranno di ottenere giustizia con le loro mani. Faranno qualsiasi cosa per piacere al loro Dio. Se un cristiano vuole sopravvivere, spesso ha una sola opzione: lasciare il paese. Dicono che io e Rashid abbiamo scritto dei volantini con frasi offensive contro Maometto. Naturalmente non abbiamo fatto nulla del genere, sarebbe folle da parte nostra anche solo pensarlo. Alcuni fratelli della Chiesa hanno subito angherie di ogni tipo a causa di accuse simili inventate nei loro confronti da vicini musulmani. Ora evidentemente è toccato a noi. 17 giorni fa, precisamente il 2 luglio 2010, io e Rashid siamo stati arrestati con la falsa accusa di aver scritto e affisso quei volantini. Ce li hanno mostrati e c'erano i nostri nomi e le nostre firme. Ovviamente non erano le nostre firme, ma è bastato a scatenare l'inferno. La settimana scorsa, fra il 10 e il 13 luglio 2010, ci sono state delle marce di protesta nelle piazze della nostra città dove centinaia di musulmani, alcuni dei quali li conoscono, vivono nel mio quartiere, ho giocato da piccolo con loro, urlavano a squarciagola posseduti da una rabbia indicibile, chiedendo la pena di morte per me e Rashid, una sentenza immediata, senza appello, anzi senza processo, ma soprattutto senza prove. Il 14 luglio, un giorno dopo queste manifestazioni, degli esperti calligrafici della polizia, assunti dalla nostra difesa, hanno fatto sapere al tribunale che le firme sui volantini non corrispondono alla nostra grafia e che dunque non siamo stati noi a scrivere e a divulgare quei volantini. Non è servito a niente. Il circo dell'intolleranza e dell'odio contro i cristiani era già iniziato. In Pakistan è iniziato da tanto tempo. Due giorni dopo, il 16 luglio, da diverse moschee della zona, gli imam si sono lanciati in furiosi sermoni contro di noi e tutti i cristiani della zona, incitando la gente a scendere in strada per bruciare e distruggere le case degli sporchi infedeli. Oggi è il 19 luglio 2010, 17 giorni dopo il nostro arresto. Sono le 14:17. Lo so perché i miei occhi in questo momento sono fissi sulla parte alta della parete esterna del tribunale, dove campeggia un grande orologio a lancette. Attorno a me è il caos. Non vedo più Rashid. Era ammanettato davanti a me, l'ho visto accasciarsi al suolo. Ora non so dove sia. Io sono disteso a terra, il pavimento è freddo, sempre più freddo e viscido. A renderlo viscido è il mio sangue. Lo so, mescolato a quello di altre persone accanto a me, forse anche a quello di Rashid. Ma dov'è? Non riesco ad alzare la testa. Paradossalmente la sentenza, pur non essendoci prove a nostro carico, non è stata favorevole. Non ricordo nemmeno cosa ha detto il giudice mentre la leggevo. Ma oramai non ha importanza. Quei cinque uomini armati non sono sbucati fuori dal niente, anzi li ho visti avvicinarsi tra la folla per lunghi, lunghissimi istanti. La gente li faceva passare scansandosi quando vedeva le pistole che impugnavano e i loro volti coperti da quei ridicoli passamontagna. Avrei giurato di conoscere uno di loro, il secondo della
della fila, quello che poi ha aperto il fuoco per primo. C'era qualcosa di familiare in lui. Dio lo perdoni. Perdonali tutti, Padre. Perdonali, anche se sanno bene quello che fanno. Rashid e Said sono stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco, sparati da quel comando composto da 5 persone. Rashid è morto all'istante, mentre Said è morto qualche ora dopo. L'accusa di blasfemia è spesso contagiosa. Chiunque è a contatto con la persona accusata di blasfemia può essere considerato complice. Anche i parenti devono nascondersi per paura di ritorsioni. L'unico ministro cristiano, Shabazz Bhatti, e il governatore del Punjab, Salman Taseer, che hanno cercato di cambiare la famigerata legge sulla blasfemia, sono stati recentemente uccisi. Nel 2010 29 cristiani sono stati uccisi e 4 sono stati condannati per blasfemia. Altri 58 cristiani sono stati rapiti e un centinaio sono stati fisicamente aggrediti. Purtroppo però moltissimi casi di violenza e discriminazione non vengono alla luce perché non vi è la forza di denunciarli. E se mai vi fosse, spesso le vittime si trovano di fronte all'ostruzionismo delle forze dell'ordine, poco inclini ad ascoltarli e ad aiutarli. I cristiani subiscono soprattutto gli effetti delle pressioni esercitate dalla società in cui vivono. Dopo poco più di 60 anni di esistenza del Pakistan, i cristiani sono considerati come dei reietti nel loro stesso paese. Vengono discriminati in ogni aspetto della loro vita. Vi abbiamo parlato della terribile alluvione dell'anno scorso e di come anche quella tragedia sia stata fonte di discriminazione e persecuzione per i cristiani. I musulmani più radicali hanno scoperto che possono agire contro i cristiani e rimanere impuniti. Questo gravissimo vuoto di giustizia ha creato una reazione a catena di eventi aggressivi nei confronti dei nostri fratelli. Le prospettive per la Chiesa pakistana non sembrano affatto rose. La battaglia per la libertà religiosa delle minoranze di questo paese è nel vivo. Le autorità non possono voltarsi dall'altra parte, poiché l'Islam radicale al potere isolerebbe questa nazione, condannando i pakistani ad un futuro molto oscuro. La realtà della Chiesa perseguitata ormai negli ultimi anni è entrata nel gergo quotidiano dei media internazionali, dei giornali, delle TV nazionali e internazionali. L'escalation di violenza sta davvero spaventando e preoccupa i governi delle nazioni, dei paesi liberi. ONU ed Europarlamento si sono pronunciate su questo tema, quindi si inizia a parlare di persecuzione dei cristiani usando questi termini, persecuzione dei cristiani. Fino a qualche tempo fa non si faceva, quindi questo è un enorme passo in avanti. In Italia addirittura è stato presentato un disegno di legge del senatore Malan intitolato Norme per la tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali. In questo disegno di legge, oltre a citare la nostra World Watch List, porte aperte, si cerca di capire come bisogna rivedere le nostre relazioni internazionali con questi paesi dove esiste la persecuzione. Ormai è chiaro a tutti che per diversi motivi, e spesso sono un mix di motivi, ragioni sociali, odio religioso, tantissime cose messe insieme e caso per caso va analizzato, i cristiani sono in molti paesi il bersaglio scelto di atti di violenza e discriminazione da parte di terroristi e integralisti, e questo diciamo che un po' tutti lo sapevano, ma anche da parte di governi, da parte di autorità locali, da parte di polizia e da parte di gruppi sociali in particolare, soprattutto le maggioranze. Ovviamente siamo preoccupati, facciamo il possibile per agire in soccorso e in protezione dei cristiani perseguitati. D'altro canto, le continue notizie sull'aggravarsi della situazione dei cristiani in molti paesi islamici creano nei nostri paesi, in paesi come l'Italia, in Italia stessa, una specie di fobia, una specie di paura nei confronti del musulmano. Porte Aperte non ha intenzione in assoluto, non ha come obiettivo quello di alimentare questa paura e questa fobia. Ma nello stesso tempo abbiamo il dovere di denunciare questa cosa che è una realtà. Vi voglio ricordare come il fondatore di Porte Aperte, fratello Andrea, in rappresentanza dello spirito della nostra organizzazione, abbia riassunto il tema Islam in un acronimo.
I sincerely love all Muslims, che significa io amo sinceramente tutti i musulmani. Di fronte alle offese siamo chiamati ad offrire perdono. Di fronte all'odio siamo chiamati ad offrire amore. Di fronte alla morte siamo chiamati ad offrire la vita eterna. Allontanarci da questi imperativi dettati da Gesù stesso vorrebbe dire dimenticare la nostra natura. Il perché Porte Aperte esiste, il motivo per cui ci facciamo chiamare cristiani. Concludiamo ricordando il verso biblico che dà tema a questo convegno. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Grazie.